E si torna a sbustare. Ciao ragazzi, sono Lightning e oggi è tornata la mia ludopatia per le carte Pokémon. Perché dovete sapere che più carte sbusto, più ne voglio sbustare. Ma penso che questo è un problema comune, quindi eventualmente sotto nei commenti fatemelo sapere. Oggi andiamo ad aprire il set fuori classe della nuova, sto facendo una nuova espansione, sì, ma del DLC di Pokémon. E altre buste che mi hanno mandato i miei amici Nick e Ila. Sono due ragazzi che hanno un canale di coppia e parlano esclusivamente di carte Pokémon. Da poco hanno aperto un sito dove vendono carte Pokémon e non solo, e stiamo, spoiler, perché questo non dovrei dirvelo, lavorando insieme per portarvi dei prodotti che non hanno a che fare con Pokémon, tipo Animal Crossing. Quindi io mi prenderei il link, lo salverei, e ovviamente ragazzi salvatevi anche il mio codice sconto che potete utilizzare per qualsiasi prodotto. Ovviamente il codice è Lightning95 e trovate il link del sito in descrizione e nel primo commento, quindi vi raccomando salvatevelo perché stanno arrivando cose interessanti. Non sono ben attrezzata per gli spacchettamenti perché ho lasciato la cam nella seconda casa, però se volete altri video dove andiamo a sbustare carte, beh, scrivetemelo sotto nei commenti. Allora, iniziamo da questa bustina. Sono un po' fuori dalle carte Pokémon da circa 2 anni perché mi sono disintossicata, però ogni tanto ci gioco ancora, soprattutto con il gioco online, perché i miei amici giocano tutti a Magic o One Piece e per carità sono dei bellissimi giochi, ma io preferisco Pokémon. Allora, non ricordo il trick, dovrebbe essere a 4, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Scopriremo se ho fatto bene. Allora, io sono anche sfortunata, quindi non so se riuscirò a trovare qualcosa di buono. Molto carina questa carta di... Vabbè, io mi soffermo sempre sulle carte belle che mi piacciono. Raga, sento l'odore di carte nuove, mamma mia. Io lo so che dopo questo video... Allora, ho sbagliato il trick. Ma bella questa! Cioè, non so quanto vale, non me ne frega niente, ma è proprio bella. Mi sono accorta anche di avere la cam storta, non ci fate caso perché, beh, come vi ho detto, era da un po' che non facevo questi video, quindi non ricordavo il setup. Comunque, l'ho messa meglio e devo dire che questo Ninetales è veramente bello. Cioè, guardate, è troppo bello, mi piace. Andiamo avanti, perché comunque ho sbagliato il trick. Molto carina anche questa carta, però dopo che ho visto Ninetales, ragazzi, cioè, mi sento fortunata. Ripeto, non so quanto vale, non mi interessa, però è veramente, veramente bella. Allora, le carte buone le metto qua e le carte comuni metto qua. Energia. Comunque ho totalmente sbagliato il trick perché qua abbiamo un'altra carta. Va bene. Devo dire che la prima bustina non è andata per niente male. Devo ricordarmi com'è il trick, allora. Ho cercato su internet e a quanto pare il trick è cambiato ed è tipo di 1. Quindi io ho sbagliato perché ho fatto tipo quello vecchio. Questa la porto avanti e basta. Non so quanta fortuna potrò avere nelle prossime bustine, perché penso di aver raggiunto il massimo della mia fortuna. E continuo a sbagliare il trick. Abbiamo trovato questo bellissimo Snorlax che sembra quello che fanno su TikTok con i puntini tipo di stoffa. Sì, comunque, cioè, qualcuno mi dica il trick. Devo invertire l'ultima e la penultima e spostare la carta davanti. Quindi togliamo il codice. Questa teoricamente dovrebbe essere la terra, che questa volta è giusto. E adesso inverto l'ultima con la penultima. Oh, let's go ragazzi, portatemi un po' di fortuna, lasciate like per farmi sculare, vi prego. La vostra energia è fondamentale negli spacchettamenti. Io vi faccio vedere la terra, va bene. Ancora abbiamo un bel po' da sbustare, quindi sto andando molto lenta perché chiacchiero troppo, ma sento l'odore delle carte e poi sinceramente mi piace un sacco sbustare, vi giuro, è una malattia. Oggi andrò a comprare altre carte Pokémon, ovviamente sul sito di Nick e Ila. Oh, attenzione, forse non abbiamo solo trovato Ninetales. Ah no, mi ha trollato. Raga, mi ha trollato sto coso, sto bordino. Ho detto, sembrava una carta interessante. Uno Zaraora, che è carina, comunque molto molto carina questa qua. Rumori permettendo, ogni tanto mi interrompo quando vedo che fanno rumori troppo molesti. E andiamo ad aprirci il nostro set fuori classe. Vi giuro che li andrei a trapanare la testa. Qui troviamo la guida dei giocatori. Vabbè ragazzi, questa è la guida con tutta la collezione delle carte.
La scatola è molto bella, mi serviva una scatola dove mettere le carte. Abbiamo le monete di gioco, molto carine, belle. I dadi. È che non ho nessuno che gioca con me dal vivo. Comunque molto carini anche i dadi. Mi piace questo qua che sprilluccica. E voi direte, ovviamente, perché alle ragazze piacciono sempre le cose che sprilluccicano? Perché le cose che sprilluccicano sono belle. Allora, qua abbiamo le bustine che le togliamo e le mettiamo da parte. Divisori per le carte. In ogni caso vi devo dire che questo DLC, rispetto al secondo, perché se non mi sbaglio quello della maschera è stato il primo, mi è piaciuto molto di più. Poi abbiamo un pacco di terre, queste le lascio sigillate perché non le apro, essendo che non ci gioco dal vivo ed è un peccato. Ma queste sono veramente, veramente belle, mamma mia che belle, c'è proprio al tatto. Proprio paga la bustina, bella! E voilà, mamma mia che bella, sia la carta che la bustina. Infine c'è la carta promo che io lascerei sigillata al momento. Quindi, bando alle ciance, andiamo. Abbiamo capito dopo 3 bustine il trick, mo non si sbaglia più. Ragazzi, sempre like per aiutarmi a sculare. Dai, che voi mi portate sempre fortuna perché siete i numeri 1. Paraculata delle 8 del mattino. E ricordatevi di farmi sapere se volete altri spacchettamenti, perché sinceramente è una cosa che mi piace. Quindi abbiamo detto prima e l'ultima, si cambiano. Ok, let's go, andiamo. La giraffa, dovete sapere che io con i nomi dei Pokémon faccio schifo. Faccio schifo perché già in inglese non è che me la cavo benissimo. In più sono tanti, io ho un problema di memoria, non riesco a leggere che sono dislessica, quindi ho un sacco di problemi. E quindi capite, bella questa, cioè nel senso mi piace questo effetto qua che sbrilluccica. Cioè ok, tu dici vabbè sbrilluccica, non vale niente, non ha importanza, sbrilluccica e a me mi piace lo stesso. Tinglu, attenzione, no niente, una carta base. Vedete, il delfino sbrilluccica e mi piace di più. Ma adesso si trovano 3 carte che sbrilluccicano, prima non se ne trovavano 2. 1, 2 e 3. Non ho sentito niente, quindi non è proprio un buon segno. Allora, energia base, finché vedo l'energia base significa che ho fatto bene il trick. Bellina lei, un sacco carina. Vi ricordo che 7 e 8 sarò a Letna Comics, quindi se siete di Catania o comunque venite alla fiera mi troverete in giro, probabilmente mi troverete negli stand di carte Pokémon dopo questo video, che voi vedrete sabato, quindi in realtà se sabato siete a Letna Comics mi troverete lì. Dai, e niente. Aspetta, forse c'è un'altra carta, non è ancora finita. Bella anche questa, ma vediamo. Bella, dovrebbe essere una full art. Il valore ve lo metto poi in fase di editing. Però comunque è carina. Mi sembra una carta. Fatto un po' di ordine, così vedete la roba buona che troviamo. Ancora abbiamo ben 3, 4, 5 bustine. Ma io, come vi ho detto, posso aprire anche 100 bustine. Tempo fa aprì un box e dopo un box intero io avevo voglia di aprire un altro box. Ma questo, ragazzi, è un problema comune, quindi voi mi capite, io so che voi mi capite. Allora, energia base, anche qui non ho sentito nulla. Però non è detto. Vado un po' veloce perché secondo me mi sto perdendo in chiacchiere. Energia, ok. Carino lui, molto carino. Dai. Un Vulpix. Raga, momento ASMR. Energia. Finché vedo l'energia sono a posto. Un altro delfino. Mo li colleziono tutti. è troppo carino il delfino. Energia. Allenatore. Vedete, abbiamo trovato anche l'evoluzione del delfino. Vi faccio un mazzo totalmente blu per giocare il delfino. Carina questa, molto carina. E niente, un altro Pokémon base. No, queste sono le bustine dei pesci, perché sto trovando solo pesci, delfini e pesci. Allenatore, Oranzio. Vai.
Bella questa, un Palafin GX, no X, vabbè, avete capito. Bella, allora la sua faccia è un po' meno, però come effetto, come carta mi piace. Ho trovato qualcos'altro, ma non abbiamo finito perché abbiamo un'altra carta con questo effetto qua, che è molto molto carino. Qui forse ho toccato qualcosa, forse, non ne sono sicura perché io ormai non so più quello che tocco, nel senso dei carte, perché ne ho toccate tante, quindi non so quello che sento, sempre male, capito? Un altro Ninetales, dai, vediamo se ho sentito davvero qualcosa o è stata la mia immaginazione, è stata la mia immaginazione. Crediamoci fino all'ultimo, energia base, purtroppo mi dispiace per il rumore dei trapani, però non ho un orario in cui non fanno rumore se no la notte. Poi è mesi che fanno lavori, io non capisco che cavolo di lavori fanno. Stanno costruendo una reggia e una casa di 50 metri quadri. Bella questa energia! Cioè, sbrilluccica. Molto bella, non so se vale qualcosa, ma è bella. Abbiamo trovato una carta che già abbiamo... Oh. E niente, un grow light. Soffiate sulla bustina, lo sapete sta cosa del soffio? Si dice che porta fortuna, quindi soffiate... sulla bustina, grazie. Ovviamente se mettete like portate più fortuna alla bustina del soffio. Soprattutto se avete l'alito pesante, non soffiate per favore, grazie. Gentilissimi, ma come se avessi accettato. Ok, dai, non mi deludere, ultima bustina. Andiamo, energia base, veloci. Sempre la giraffa, Vulpix. Vai. Che bellino questo Leafeon. Dai, ci siamo quasi. Aia. Oh, allenatore. Riben. Non lo so se vale qualcosa, però è molto 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 carino. Ragazzi, che dire, mi sono divertita tantissimo. Questo è il nostro bottino. Non so ancora quanto valgono, come vi ho detto, ma voi vedrete il tutto in editing. Ma a prescindere da tutto, l'emozione di sbustare è qualcosa di indescrivibile. Poi ovviamente se pullate e siete sculati meglio ancora, però aprire le bustine ti dà proprio una soddisfazione incredibile. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di andare a vedere il sito Nikkeila, ma salvatevelo perché stanno per arrivare cose super interessanti. Ovviamente usate il mio codice sconto Lightning95 per qualsiasi prodotto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti!